Buonasera a tutti. Prima di tutto volevo dire che Sara, Samantha, quello che hai detto, sottoscrivo su tutto. Perciò ogni cosa che tu hai detto, sicuramente io sono d'accordo con te. Grazie ad Assa per questo invito e un ringraziamento speciale, speciale, speciale a Melanie Dale. Si chiama Dale di cognome ad Assa. Per questa serata, perché lei è sempre in prima fila, anche se si nasconde sempre dietro le quinte. Ma lei è sempre, sempre in prima fila per ogni cosa che è per in generale, per lo studio di Torah, e specialmente quando si tratta di aiutare il prossimo, come serate come queste che aiutano i giovani a ampliare un po' la loro veduta sul matrimonio, sul shidduch, eccetera. Questo sicuramente è per merito suo, perciò grazie Melanie. E ringraziamo anche Elia Bassus, che ha la diretta e ogni volta anche lui è sempre in prima fila per aumentare tutto quello che è Torah Mitzvot. Il titolo della serata che è stato scritto nella locandina era Dove si trova la mia anima gemella? Questa è una domanda da più di $1 milione, perché a saperlo le persone andrebbero direttamente. Però cerchiamo un po' di capire un attimo dove sta la verità. Vi racconto una storia vera. C'era a Milano un ragazzo che era arrivato già all'epoca di, parliamo di 30 anni fa, 20 passa anni fa, 20 anni fa. Questo ragazzo ormai era arrivato in età di sposarsi e lui veramente voleva fare una famiglia, sposarsi e così via, ma non trovava. Questo ragazzo qua, ogni matrimonio che c'era in Israele o in America di amici, parenti o anche di conoscenti lontani, ogni scusa era buona per prendere l'aereo, andare a quel matrimonio, forse lì troverò la mia anima gemella. E sono passati anni, anni, ha speso un sacco di soldi in viaggi, in hotel, questo e quest'altro, ma alla fine, sì, faceva la mitzvah di andare a festeggiare gli sposi, ma non trovava moglie. Sapete dove l'ha trovata? Sembra un film di Fantozzi, ma è la verità. Lui ha sposato alla fine una ragazza ebrea, ovviamente, della sua comunità, che abitava nel suo palazzo. Perciò lui andava fino in America, però sua moglie era nel suo palazzo. Mi sembra addirittura al piano di sopra, ma comunque nel suo palazzo. Per dirci che questa idea del shidduch, del matrimonio, di sposarsi, di fare una famiglia, non possiamo mai sapere quando arriva. Non possiamo mai sapere finché non ci usciamo chi è la persona che dovremmo sposare, che dobbiamo conoscere in profondità e sposare. Non possiamo mai sapere in quali termini Hashem ci mette. Magari veramente uno deve viaggiare il mondo intero per trovarla, magari ce l'hai proprio sotto al naso o al piano di sopra. Questo ci insegna che, appunto, come è stato detto prima, che quando una persona, un ragazzo o una ragazza arriva in età dove vuole creare una famiglia, vuole sposarsi, andare avanti nella sua vita, e magari questo non succede, tarda ad arrivare, non deve mai perdere la speranza, non deve mai dire, come diceva Adassa su se stessa, ormai per me i giochi sono chiusi, non esiste, perché dobbiamo sapere che il matrimonio non è soltanto due persone che si incontrano fisicamente, il matrimonio è molto di più, è l'incontro della stessa anima che si è scissa al momento della nascita, perché noi quando, prima di nascere siamo anima. Perciò quando noi ci sposiamo, andiamo semplicemente a ritrovare l'altra metà dell'anima che si è staccata da noi al momento che noi nasciamo. L'anima si divide in due, maschio e femmina, e si spera che nell'arco della vita queste due mezze anime si possano finalmente ritrovare. Per questo è che una persona che non è ancora sposato è una mezza anima, è una mezza persona, perché non è riuscito ancora a trovare l'altra sua metà. Perciò dobbiamo sapere che tutto questo concetto è una cosa spirituale, è una cosa divina ed è guidata da Hashem. Come Samantha diceva, questa è una mitzvah della Torah, Dio vuole che ogni persona si sposi, perciò Dio aiuta ogni persona a trovare la sua anima gemella. Perciò noi sappiamo che addirittura 40 giorni prima che si nasce, il Talmud racconta
che Dio già stabilisce che questa, questo bambino si sposerà con quest'altro bambino, quest'anima con quest'altra anima. Però questo cambia tutta la vita. Quando una persona nell'arco della vita, lui cresce spiritualmente, migliora la sua vita spirituale, man mano che lui migliora, se la sua anima è rimasta un po' indietro dell'anima del suo basher, della donna o dell'uomo che deve sposare, allora... Pubblicità. Questa era pubblicità, non so di che cosa, era un po' occulta, però va bene così. Perciò, quando una persona, molte volte succede che Hashem ha stabilito... Elia, metti in muto tutti quanti, per favore, Elia. Quando Hashem ha stabilito che una persona si sposa con un'altra persona, molte volte questa persona fa teshuvah, diventa più spirituale. Allora, cosa succede? Cambia anche la sua anima gemella e... Man mano che lui migliora, migliora anche la sua anima gemella. Perciò uno non deve dire: ah, se io ero in un certo modo, allora sono cambiato, ho migliorato la mia, o al contrario, ho peggiorato, non tengo più Shabbat, allora ho perso la mia anima. No, l'anima, man mano che noi cambiamo o in alto o in basso, Hashem trova un'altra anima per noi. Adesso, molte volte succede, che specialmente dalle ragazze, che quando passano un pochettino il tempo dove loro desiderano sposarsi, cominciano a farsi tante brutte idee, cattive idee su il fatto che loro magari non sono belle abbastanza, sono troppo grassa, sono troppo bassa, sono troppo alta, e le ragazze cominciano a farsi tutta una serie di problemi mentali. Perché dicono che nessuno mi prenderà perché sono fatta in quest'altro modo, in questo modo, in quest'altro modo. Ebbene, questo ovviamente, dobbiamo dirlo a tutte le ragazze e ai ragazzi, che non è la verità. Assolutamente è lontano da quello che è il pensiero di Hashem. Perché? Perché abbiamo spiegato che il matrimonio primariamente è l'incontro di due mezze anime che sono lasciate 20 anni prima di nascere. Perciò, quando tu incontri la tua vera anima gemella, se veramente la persona che hai davanti è la tua anima gemella, è ovvio che lui ti accetterà nel modo come sei. Perché è come un puzzle. Quando due pezzi si incastrano, nessuno è perfetto. Uno un po' più rotondo, uno un po' più basso. Ognuno ha i suoi difetti fisici. Ma se hai davanti a te veramente la tua mezza anima, lui non guarderà i tuoi difetti, perché c'è quel click a livello di anima che va a coprire tutto il resto. Ma quando invece due persone escono diverse volte, si conoscono, poi non si sposano, perché? Perché lui è brutto, lei è brutta o quello che sia, vuol dire che in realtà non perché lui è brutto, lui, lei è brutta, vuol dire che non era la tua mezza anima. Perché se tu veramente, uscendo con questa persona e conoscendola, c'è un minimo, come vedremo nei punti avanti, un minimo di affinità, allora l'affinità che tu trovi in una persona va a coprire qualsiasi difetto fisico che tu possa vedere. Perciò non è affinità di corpo, di fisico, ma è affinità di anima. Ed è questo un punto molto importante, perché molte volte persone hanno schivato dei buoni shidduchim soltanto guardando esteriormente. Allora, il consiglio che si dà è di non, prima di tutto, di non perdere mai la speranza, e quando ti si offre, chi è nel mondo di Shidduchim, ma anche le persone, anche i ragazzi che magari non hanno questa idea del Shidduch e vogliono trovarsi il ragazzo o la ragazza da soli, anche lì, molte volte c'è un amico che dice: prova a guardare questo ragazzo o questa ragazza. Ecco, il punto è non dire mai di no. Provare sempre a conoscere questa persona, perché non puoi mai sapere cosa si nasconde nel suo carattere, nel suo intimo, nella sua psiche, nella sua anima. E sicuramente, se lei è tua moglie, anche se esteriormente non è esattamente come tu te la sei mai immaginata, ma se parli con lei, trovi quel click dell'anima, allora ti dirai: ho fatto bene a uscire con questa ragazza qua. Perciò il punto è: ci vuole all'inizio tanta bitachon. Questo è un nuovo concetto che stiamo studiando ogni lunedì sera. Bitachon vuol dire fiducia in Dio. Bisogna avere tanto fede,
pregare in Hashem che ci aiuti a trovare la persona giusta. E anche se prende tempo, non puoi mai sapere. Anzi, più si aspetta e più si vede che la persona che ti sta aspettando, che Hashem ha per te da qualche parte del mondo, è una buona persona. Perché più aspetti, più vedi che quello che ti arriva sarà una cosa migliore. Perciò mai disperarsi davanti ad aspettare. Appunto, come è stato detto prima, lo ripeto per le persone che magari sono entrate un po' più tardi, stanno organizzando i giovani di questa chat un sito dove metteranno nomi, cognomi, foto e storie e mi raccomando state, stay tuned, quando verrà fuori partecipate e sicuramente è una cosa molto buona. Adesso, andiamo adesso su qualcosa di un po' più serio. Ci sono, e lo dico di visto, di esperienza e così via, ci sono a volte delle persone, ragazzi o ragazze non importante, che loro si vogliono sposare non tanto per creare una famiglia, ok? Ma si vogliono sposare per scappare dalla loro famiglia. Sono stufi dei genitori, sono stufi di quella vita che fanno, ognuno con la sua storia. Succede molte volte che piuttosto di andare via di qua, piuttosto di cambiare l'atmosfera della mia vita, vado e mi sposo. Ecco, questo non è assolutamente il modo di come approcciare l'idea del matrimonio. L'idea del matrimonio è che noi dobbiamo creare in primis una famiglia, avere dei figli, l'otto vadando, come prima ha detto Sara, non è bene che una persona sia da sola, perciò l'idea è io devo creare una famiglia, io devo fare questa mitzvah di creare, di avere dei figli e così via. Adesso, scappare dai propri problemi pensando di sposarsi è l'errore più grave che una persona possa fare. Perché i problemi te li crei ancora di più. Molte volte ci sono delle persone che hanno dei problemi interiori, lascia stare la famiglia e i genitori. Sono certe persone che hanno delle problematiche interiori, hanno delle difficoltà, vuoi psicologici, vuoi caratteriali, ognuno è fatto a modo suo, ognuno ha i suoi punti deboli. Ma se tu pensi di risolvere i tuoi problemi sposandoti, vuol dire scappando dalla realtà dei difetti che tu hai dentro di te, tu fai un massacro, un po' come questo din din qua, è un massacro. Perciò, prima di sposarsi, bisogna fare molta attenzione di mettere a posto, di curare all'interno della mia psiche quella cosa che mi dà fastidio. Perché se io non curo me stesso prima di sposarmi, farò sì che anche mio marito farà parte dei miei problemi e anche i miei figli, chas v'shalom, potranno subire delle problematiche che io mi porto dietro da anni. Perciò un consiglio che do a tutti quelli che stanno ascoltando: non sposatevi per risolvere i vostri problemi, rovinerete chas v'shalom tante vite. Al contrario, mettete a posto voi stessi. Non è una vergogna, non è un peccato andare da un psicologo o da un qualcuno che ci possa aiutare a tirare fuori le problematiche della nostra anima, del nostro cervello. E non per forza deve essere un rabbino, perché non ogni rabbino è un psicologo. È bene andare da un professionista dove lui ci può aiutare a colmare le nostre lacune. E ripeto, non è una cosa da vergognarsi, è una cosa al contrario. Così quando una persona ha mal di pancia, mal di gola, va dal dottore. Così quando una persona ha delle problematiche interiori, deve andare dal dottore della psiche e farsi aiutare per poi avere una vita serena al 100%. Già di per sé sposarsi e vivere felicemente è difficile, figuriamoci quando una persona si porta dietro dei scheletri e delle problematiche che ha da quando lui è bambino. Adesso, due persone si incontrano, vediamo di capire certi punti di cosa è bene focalizzare sulla persona che stiamo conoscendo e con il quale stiamo per uscire. Allora, prima di tutto dobbiamo capire, come è stato detto prima, la prima cosa è che tu devi avere fiducia di te stesso.
non devi sentire che sei brutto, bello, no, questo non esiste. Perché, ripetiamo, è tutta una cosa di anima, è tutta una cosa che ha Hashem. Ogni persona al mondo ha la sua anima gemella che lo sta aspettando, perciò l'anima gemella mi accetterà così come io sono. Ovviamente, se sei un po' sovrappeso, un po' di dieta non fa male. Ovviamente, farti carino, carina, truccarti, vestirti bene, lavarti, ovviamente è una cosa d'obbligo. Non vuol dire che, vabbè, io sono come sono e vai lì tutto... messo male, no, ovviamente dobbiamo dare sempre il meglio di noi stessi anche in un modo esteriore, ma non è quello il punto principale dell'incontro delle due mezze anime. Perciò, numero uno, bisogna avere fiducia in se stessi. Numero due, non bisogna mai cercare di fare effetto sulla persona che vogliamo conoscere, sul shidduch o il ragazzo con cui stiamo uscendo, di fare effetto su valori esteriori, tipo la bellezza, tipo per il ragazzo dimostrare quanto lui è ricco. Proprio Shabbat scorso, un ragazzo di 13 anni mi ha detto così: io da grande vorrei essere molto ricco, un ragazzino di 13 anni, però, dice, vorrei essere, diventare ricco dopo che io mi sposo. E io ho detto, come mai dopo e non prima? E lui mi ha risposto una cosa che sono rimasto scioccato da quanto è intelligente. Lui mi ha detto, se io sarò ricco prima di sposarmi, io non voglio che la ragazza mi scelga per la mia ricchezza di soldi. Io voglio che la ragazza mi scelga per quello che io sono, per quello che io valgo come persona. Allora sì che lei sarà innamorata di me. Perciò questa idea di un ragazzino di 13 anni la volevo condividere con tutti i presenti. Che non dobbiamo, quando si esce per conoscere, per un shidduch, non bisogna mai cercare di fare effetto con un qualcosa di esteriore. Perché noi non vogliamo che la persona si innamori del nostro trucco, della nostra macchina, o dei nostri vestiti, o della casa, o quello che sia. Noi vogliamo che la persona trovi un'affinità con noi e non con un qualcosa di esteriore. Perciò sii te stesso, non dire delle bugie, perché se tu dici una bugia quando esci con una persona, poi quando arriverai alla verità, cosa rispondi? Che hai mentito? Perciò tutto il matrimonio cresce e nasce su una menzogna che poi, caso se lo lungo andare, potrà soltanto rovinare. Adesso, e noi sappiamo infatti che il Pirkei Avot dice una cosa bellissima: l'amore che è basata su un qualcosa di secondario, quando quella cosa va via, sparisce l'amore. Se io ti amo perché sei bello, sei bella, il giorno che tu non sarai più bella, non ti amerò più. Invece l'amore che non è basato su niente, ma soltanto un amore puro e sincero, non potrà mai sparire. Ecco, non innamoratevi di bei ragazzi o di belle ragazze o di belle situazioni, perché oggi c'è, domani non c'è. La ricchezza monetaria oggi c'è, domani forse no. E così via. Adesso, arriviamo un po' verso la fine. Andiamo adesso a fare un passo nella Kabbalah. La Kabbalah spiega da dove nasce il sentimento nel cuore. L'amore da dove nasce? Tutti pensano dal cuore. E invece la Kabbalah ci vuol dire no. L'amore nasce, sì, cioè, ovvio, il posto è il cuore, ma da dove scaturisce la scintilla dell'amore? Dal cervello. La Kabbalah ce lo insegna di come rapportarci con Dio. Perché noi studiamo la Torah? Perché tu più conosci Dio, perciò studiando la Torah conosci Dio, e più riesci a amare Dio. Ecco, rapportato al nostro argomento di stasera. Quando due persone si conoscono, purtroppo oggi i giovani fanno questo sbaglio che pensano che si sono innamorati. Perché? Perché hanno soltanto una grande attrazione fisica per la persona che hanno davanti. È un bel ragazzo, una bella ragazza, ci piacciamo, siamo attratti fisicamente e così via. Questo è lo sbaglio più grande che possa esserci. Certo, ovvio, ci deve essere un'attrazione fisica, guai a non esserci. Ci deve esserci che ci piace una persona fisicamente, guai se no. Ma questo non deve diventare la cosa primaria che un giovane guarda.
tornando al punto della Kabbalah, l'amore per una persona deve nascere da un'intesa tra cervello e cervello. Quando due persone si parlano, si conoscono e vedono che hanno la stessa direzione d'onda, hanno gli stessi pensieri, modi di vedere e gli piacciono le stesse cose, perciò il pensiero è connesso, di conseguenza si potrà arrivare all'amore del cuore. Ma se tutto nasce per l'amore dalla pancia, vuol dire un amore, sai, ho visto la ragazza di tutti i farfallini in pancia, Rav, tu non sai, questa ragazza è stupenda. Quante di queste storie ho sentito? Non dico che non possa essere, ma di norma sono farfalline che poi vanno via. Però se c'è questa intesa a livello mentale, allora sì che arriverà l'amore anche nel cuore, e allora sì che questo amore sarà un amore eterno, che anche tutti i venti che verranno, nella vita ci sono tanti venti che fanno cadere gli alberi, se è un amore sano, nato dal cervello, è difficile che questo albero venga sradicato. Adesso vorrei chiedere a Elia di mandare in onda un video che dura 2 minuti e mezzo con i sottotitoli in italiano. Questo è magari tanti di voi, sicuramente tanti di voi questo video l'avete già visto perché ha forato lo schermo da anni e anni che gira questo video. Questo è un grande professore, è un dottore, è un psicologo, è un rabbino, Rabbi Tversky. Grazie Elia. E poi nel a word that in our culture has almost lost its meaning. A very interesting story about the Rebbe of Kotsk, who came across a young man who was clearly enjoying a dish of fish that he was eating. And he said, young man, why are you eating that fish? And the man says, because I love fish. He says, oh, you love the fish. That's why you took it out of the water and killed it and boiled it. He said, don't tell me you love the fish. You love yourself. And because the fish tastes good to you, therefore, you took it out of the water and killed it and boiled it. So much of what is love, right, is fish love. Right? And so, young couple falls in love. Young man and young woman fall in love. What does that mean? That means that he saw in this woman someone who he felt could provide him with all of his physical and emotional needs. And she felt in this man somebody she feels that she could provide. That was love. Right? But each one is looking out for their own needs. It's not love for the other. The other person becomes a vehicle for my gratification. Too much of what is called love is fish love. An external love is not on what I'm going to get, but what I'm going to give. We had an ethicist, Rabbi Dessler, who said the people make a serious mistake in thinking that you give to those whom you love. And the answer is, the real answer is, you love those to whom you give. And his point is, if I give something to you, I've invested myself in you, right? And since self-love is a given, everybody loves themselves, now that part of me has become in you, right, there's part of me in you that I love, right? So true love is a love of giving, not a love of receiving. Grazie Elia. Perciò okay, grazie. Perciò qua da questo video cosa vediamo? Che l'amore non è come tutti pensano, devo trovare un qualcuno che mi faccia felice, un qualcuno che mi dia sicurezza, che mi dia amore. Questo è fish love, questo è amore secondario. Qua il rabbino ci insegna che il vero amore, che il matrimonio deve essere basato su che cosa? Cosa io posso fare per te? In che modo io posso dare a te sicurezza, dare a te amore, dare a te cura? Non chiedere, non dover, non mi sposo per ricevere, ma mi sposo per dare. Addirittura, se avete fatto caso, alla fine lui dice una cosa fantastica. Se noi pensiamo che ci innamoriamo di quelle persone che io quando qualcuno mi dà mi innamoro di lui, invece qua dice no,
noi ci innamoriamo di quelle persone a cui diamo. Prima noi diamo, e dando a una persona le cure, quello che sia, a furia di dare, noi cominciamo ad amare questa persona. Perciò, quello che voglio tirare fuori da questo video è che l'amore non è per forza immediato. L'amore è una cosa che si coltiva col tempo. L'amore è una cosa che è giorno dopo giorno, come un palazzo, un grattacielo che è formato da tanti mattoni. Uno non può dire: non mi sposo finché non sono innamorato. Non mi sposo finché non trovo la persona che ho la cognizione di mente. Dobbiamo avere una veramente un feeling mentale, questo ci deve essere. Ma se tutto quello che io ho con lui, mi sento a mio agio, e tante belle cose con lui o con lei, però non c'è ancora l'amore, questo non deve essere una preoccupazione. Perché se tutto il resto c'è, se andiamo d'accordo mentalmente, pian piano, l'amore cresce. C'è un grande rabbino in America che spiega una cosa interessante e dice così: qual è la dimostrazione che tu puoi avere se questa persona è una persona giusta o no? Dice: quando tu esci con lui, vi conoscete, in quel momento che voi siete insieme, durante il dating, se tu ti senti a posto con te stessa, con te stesso, quando sei con lui, se ti senti a tuo agio tra te e te, non con lui, tra te e te, ti fa stare a tuo agio con te stesso, allora questa è una buona chance che lui sia la persona giusta. Perché quando una persona ti fa star bene e ti senti a tuo agio con te stesso, perché vuol dire che lui non giudica, non ti guarda in un modo strano e così via, questo è un buon segnale che possa essere veramente la tua anima gemella. Concludo con una storia molto molto breve. C'è un rabbino, Rav Molayem, in Azfat, in Israele, è una persona anche molto simpatica, eccetera, eccetera. E lui fa coaching per shidduchim, per persone giovani, vanno da lei, da lui e così via. Un giorno, una ragazza, lui fa un shidduch per una ragazza, e il giorno dopo la incontra, fa: allora dimmi, com'era ieri sera? Com'è andata? Cosa ne pensi? Fa: guarda, Rav, non hai idea, è il ragazzo che cercavo. Dovrò soltanto fargli cambiare questa cosa, dovrò soltanto aiutarli a fare quest'altra cosa e convincerlo a fare quest'altra cosa, ma per il resto è perfetto. E Rabin gli ha detto: cara, per favore, divorzia prima di sposarti, perché tu hai preso un ragazzo che magari ti piace fisicamente, hai già creato nella tua mente come plasmarlo, come fargli fare questo e come cambiare quest'altro. Dice: non è questo il modo, tu devi sposare una persona così come è. E ve lo dico, le persone non cambiano. C'è una piccolissima percentuale di quanto una persona possa adattarsi alle vostre volontà. Ma di norma non sognate di prendere un ragazzo o una ragazza e di fargli fare la vita che voi volete fare. È sbagliatissimo. E io dico sempre, due persone che si sposano devono essere più o meno allo stesso livello di religiosità. Se lui è troppo religioso e lei non lo è, non sposatevi, è uno sbaglio, perché poi ci sarà troppo dislivello. Certo, c'è sempre un pochettino lui più o lui o lei meno, eccetera. Se è una percentuale che uno può aiutare l'altro, ma è poca la differenza, allora ben venga. Ma se lei non tiene neanche Shabbat e lui è super super, allora che senso ha? Soltanto perché state bene insieme e vi piacete fisicamente? Bisogna essere il più possibile uguali e non cercare di plasmare e dire: un giorno lui cambierà per me. E ovviamente tutto questo, ogni persona deve avere un mentor, un rabbino, un life coach, qualcuno che possa aiutare a come indirizzare. Molte volte i giovani escono e non hanno nessuna idea di come fare. Trovatevi un qualcuno che vi aiuta a raddrizzare un po' le idee, a darvi delle, magari qualcuno che è sposato, qualcuno un po' di una certa età, un rabbino, chi volete voi, qualcuno che, con cui vi sentite a vostro agio,
che potete chiedere consigli passo per passo.